Oggi con noi c'è Paola. Paola ha 50 anni ed è qui perché ha una grande passione. Allora, prima di introdurre la sua storia, vorrei mostrarvi questo. Come potete vedere, questo è un casco da motocicletta, che per te non è solo un casco da motocicletta, Paola, ma è qualcosa di molto molto di più. Intanto benvenuta a Detto Fatto. Ciao. No, rappresenta tanto perché era un sogno e rappresenta la determinazione che e la voglia e la forza di raggiungere quel sogno. E quindi ho scoperto questa passione a 16 anni perché con un gruppo di amici siamo andati al Motoshow di Bologna e lì ho visto la mia prima gara di cross dal vero e ho detto, caspita, è quello. Ti sei innamorata? Sì. È scoppiato una passione. Il fatto è che nessuno in famiglia guidava moto, aveva moto, aveva questa passione, nessuno. Avevo qualche amico e basta. E poi ma è vero che tu hai dovuto lottare per riuscire poi a realizzare questo sogno? Ci spieghi perché? Sì, perché diciamo che ho dovuto combattere contro stereotipi che vedevano certe attività e certi sport prettamente maschili o femminili. Cioè in casa mia il papà e la mamma vedevano la moto come uno sport maschile. Perché? A me piace. Perché? Ma no, perché hai scelto proprio questo sport? No, ma io ho detto, mi piace, lo voglio. Un giorno ho portato a casa la moto, l'ho comprata, sono andata con un amico, l'ho comprata, l'ho portata a casa. E da quel giorno, per 3 mesi, i miei genitori non mi hanno parlato. Io entravo in casa solo per mangiare e dormire, altrimenti no. Perché se iniziavamo a parlare, anzi non si parlava, cioè o erano litigate o erano... silenzi. È vero, poi che questa passione, devo dire, è stato un po' difficile farla carburare, sì, sì, però ti ha dato tante soddisfazioni. Assolutamente sì, perché avevo amici, mi hanno portato a fare allenamento, mi hanno insegnato qualcosa, ma io volevo qualcosa di più. Poi mi hanno parlato di questo campionato femminile che era appena iniziato e io mi sono detta, ma perché no? E allora ho detto, ok, se l'obiettivo è quello, voglio correre, perché io non volevo usare la moto in campagna così, io volevo correre nelle piste. E allora ho saputo di questo campionato, ho detto, per poter partecipare devo dare una svolta. Ho saputo di una scuola di cross in Romagna. E quindi alla fine mi sono iscritta a questa scuola, erano 4-5 giorni, però alla fine mi hanno dato... Mai vinto? No, questa era solo una scuola. Era e quindi solo una scuola? Mi hanno insegnato qualcosa, certo. E poi alla fine, era dicembre del 92, ho detto mi sono iscritta alla prima gara, ho detto dai ci provo, mi butto. Era una gara femminile, non si prendevano punti, però il bello era che era proprio al Motor Show a Bologna. Quindi guardate che immagini, tra l'altro vederti così anche un po' timida, parlare davanti alle telecamere e poi immaginarti sulla moto, che comunque ci vuole una certa forza, una certa è un po' strano. E non solo ti sei tolta qualche soddisfazione a livello proprio di passione, ma ti sei anche, hai anche trovato l'amore grazie al motocross. Perché? Sì, ma perché sono entrata a far parte di un team. Dopo la prima gara e in questo team c'erano 6-7 ragazzi che correvano e uno che indossava quel casco. Io mi sono innamorata subito di quel casco. È suo? Sì. È di tuo marito, sì. Te l'ha regalato quel giorno. Sì, ha regalato anche la sua moto, sì. Non solo quello. E ti ha sempre spronata, ti ha sempre incoraggiata ad inseguire questa tua passione, così come ha fatto anche oggi. Oddio. Guarda un po'. Ciao Paola. Ti volevo augurare una bellissima giornata, una di quelle giornate sicuramente da farfalle nello stomaco, come quando eri dietro il cancelletto di partenza, tu e la moto, e dimostravi sempre quella determinazione speciale che ti faceva sentire soddisfatta di te stessa. Ti aspetto a casa più bella che mai, ma tanto per me lo sei già la più bella. Ciao, baci. Te l'aspettavi? No, oddio! No, non ci credo, è timidissimo. Allora, è bello perché Paola piange e ride nello stesso tempo. No, non ci credo. Comunque Paola, che cosa chiediamo oggi al cambio mood? Qual è la parte di te stessa che vorresti tirare fuori? Allora,
mi aiuta. Dentro c'è tanta grinta, tanta determinazione che anche a 50 anni ho ancora. E ho a voglia... 50 anni, ma sei giovanissima! L'anno, settimana prossima 51. E beh, meraviglioso! E ho più voglia di fare adesso che addirittura 20 anni. Quindi mi piacerebbe mixare questa grinta con anche femminilità, con un po' di dolcezza anche. Sì, non sì. Ti preoccupare, Paola, ci pensiamo noi, anzi, ci pensa lei, Carla Gozzi. Benvenuta, Carla! Attiviamo il piano! Oh, certo! Vai col cambio mood! Prego! Ci eravamo ancora salutate, Carla. Eccoci qui, benvenuta. Vai pure al centro. Tra l'altro vedevo che in tuo onore Bianca ha indossato un'ecopelle come il tuo chiodo, sì. Quindi devo dire che avete lo stesso materiale, complimenti. Allora, carissima, la nostra motocrossista, è giunto il momento di appendere il tuo casco al chiodo e di indossare invece un look, quindi un mood più grintoso ma anche molto femminile. Sei pronta? Sì. Allora, regia, musica d'ambiance, che andiamo a curiosare il guardaroba. Perché ricordiamo che le nostre ospiti portano qui da noi in studio proprio i loro abiti, i loro vestiti, esatto, direttamente esatto. Dal loro armadio. Allora, già primo colpo d'occhio, nero e denim, quindi non vedo grandi differenze. Naturalmente vediamo anche qualche scatto indossato, regia, così anche da casa si rendono conto meglio dei look. Questo praticamente è un total look quasi black, solo col denim sotto, col jeans, e questo è il primo. Poi andiamo al secondo. Eccolo qui, questo è veramente un total black, addirittura molto basico. Eccoti qua con la foto a figura intera. E poi arriviamo al terzo, che questa è uno scoop ancora nero e denim. Devo dire che hai molta fantasia, complimenti. Eccola allora qui. Facciamo in modo, Carla, di ravvivare un po' questo guardaroba. Da cosa vuoi partire? Allora, io partirei da un capo che è un evergreen, naturalmente, che tutte le donne hanno nel guardaroba, che è il denim. Però ti faccio vedere come poter ovviamente abbinarlo in un modo diverso, sempre con dei capi che sono dei must have del guardaroba, quindi non l'abbiniamo col nero una volta tanto, tu l'abbino con questo color cammello, che è un abbinamento anche molto, diciamo, inter-season. Eccolo qui, guarda che bello, con la pantofolina che riprende i toni del cappotto. Come ti pare? Guarda, sì, sta già svenendo, perché il cammello ovviamente non è nelle sue cromie. Ce la posso fare. Allora, Paola, facciamo qualcosa in più, facciamo un passo in più. Scegli una di queste cose che più ti rappresenta e poi ti diremo che cosa fare. Prego. Allora. Ah, proprio più che ti rappresenta, dici, sì, non sì, esci sì, dal... Sì. Okay. Ecco, questi sono i tuoi pantaloni preferiti? Sì. Sei pronta a dirgli addio? Okay. Non lo sapevi, regia Opanaro! Io non aspetto altro che Carla che dica Opanaro. Lo so che prego, ti piace. Metti pure il tuo pantalone nel Upanaru, come dice Carla, e diciamoli ciao, addio a questo total ciao. Black, basta. Via, salutiamolo. Paola, è tutto pronto per il tuo cambio mood insieme a Carla Gozzi, perciò avviatevi verso Carla Land. Let's go. E buon divertimento. Ecco, ragazzi, veniamo a noi perché è arrivato il momento di scoprire il nuovo mood di Paola, la nostra ospite di oggi. Carla, vieni pure con me, accompagnami al centro dello studio perché Carla è stata una delle prime donne in Italia a praticare il motocross. Esatto. E oggi era venuta qui da noi per chiedere di tirar fuori anche il suo animo più dolce, più femminile. Com'è esatto. andata? Ma direi piuttosto bene, appunto l'abbiamo fatto appendere il casco al chiodo. È sempre grintosa perché le donne che indossano il nero non lo abbandonano, ma con un tocco di femminilità trasgressiva. E allora guardiamo il prima di Paola. Eccola qua. E adesso scopriamo il nuovo mood di Paola. Prego. On the run, let's make love tonight. Make it. Super grintosa, moderna e contemporanea. Come ti vedi?
Bellissima. Una parola. Paola, senza parole, noi siamo contenti per questo sorriso che ci ha regalato. Ovviamente vi ringraziamo, missione compiuta anche oggi. Grazie Carla Gozzi, grazie Jonathan Casciagnan, grazie Patrizia Rossetti e grazie Giampaolo Gambi. Noi vi diamo appuntamento, tranquilli, domani alle 15.15 come nostro solito. E come dico sempre ogni giorno, da quando è iniziata questa 10ª edizione, ricordatevi che detto fatto siete voi e noi vi vogliamo un sacco di bene. A domani, 15.15.